quella dei simpatizzanti o degli organici nei confronti della Lega, che sono smarriti e stentano a ritrovare una unità tra di loro. C'è qualcuno che accusa, qualcun altro che difende, come spesso succede in questi casi. Da parte degli altri, da parte di coloro che sono al di fuori della Lega, c'è una malcelata soddisfazione. Io credo che entrambe queste reazioni siano sbagliate, perché di fronte ad una difficoltà anche da parte di un avversario bisogna che cerchiamo di mettere il più possibile in ordine i conti dei partiti e in genere della politica, per auspicare e realizzare una legge che metta anche i partiti in grado di vivere una trasparenza che i cittadini, soprattutto in questi momenti di difficoltà, sentono come esigenza fondamentale della democrazia. Ma c'è la consapevolezza che comunque la Lega ha un po' tradito quelle che erano le proprie origini? Neanche alcuni dei militanti leghisti hanno l'impressione di essere stati un po' traditi. Forse il fatto che ci sia un ricambio al vertice potrebbe aprire una stagione nuova per la Lega, una stagione più di riflessione e di dialogo, evitando toni di tipo rivoluzionario, anticostituzionale, che forse hanno fatto anche il male della Lega anche nel passato.